Ciao ragazzi, ben Bentrovati, bentrovati, ben ritrovati perché è davvero da diverso tempo che non ci si sente su questo canale e vi dico anche il perché, sono sincero. A livello, tra virgolette, molto tra virgolette, politico, sto in pausa, nel senso che torniamo in piena operatività a settembre. E spunti particolari in questi mesi che non ho pubblicato video, onestamente non ce ne sono stati. Fatemi però prima ringraziare le tante persone che piano piano si stanno iscrivendo a questo canale che volutamente non sto pubblicizzando. Perché? Perché voglio che cresca da solo. Cresca da solo. Siete oltre 250 iscritti, voglio che magari questi 250 iscritti piano piano col passaparola pubblicizzano il canale qualora lo ritengano solamente e chiaramente interessante. Lo dico sempre, ve lo dico qui, io ve lo dico qui e da qui nasce il nome di questo canale, un canale all'interno del quale vi racconto le mie esperienze personali, il mio stato d'animo, è un canale che ha diverse playlist, è un canale dove vi racconto il mondo, mi piace sempre dire, visto con i miei occhi. E oggi devo fare un video di protesta, l'ennesima dimostrazione di mala sanità, e neanche a farla apposta, ragazzi. Invece, in uno degli ultimi video che ho pubblicato qui sul canale, invece avevo parlato positivamente della sanità, ero andato al San Giovanni Addolorata qui a Roma e mi ero trovato assolutamente bene, un servizio clamoroso. Oggi purtroppo vi devo raccontare una cosa che va male, male, male. Allora, grazie al cielo io lavoro e avevo una visita in programma alle ore 9, visita prenotata al CUP. Diversi mesi fa, sapete come funziona in Italia, no? Ho prenoti oggi, tra un anno c'hai la visita, tanto per farvela breve. E avviso il mio datore di lavoro che sarei arrivato più tardi oggi per andare a fare questa visita medica, che mi era stato detto 4 mesi fa, era in programma al centro di Roma, Casal Bertone nello specifico. All'ASL di Casal Bertone al centro di Roma alle 9, ok? Stamattina con largo anticipo, come mia abitudine, mi preparo ed esco per arrivare lì almeno una mezz'oretta prima, faccio tutto quello che devo fare, mi faccio un'ora di traffico, arrivo là, prendo informazioni per salire sull'edificio, per andare all'edificio giusto e quant'altro, arrivo al secondo piano con tranquillità. Con mezz'ora di anticipo, come vi dicevo, mi presento lì, parlo con un infermiere e gli dico: salve, ho una visita cardiologica alle ore 9. Questo mi dice, controlla l'agenda degli appuntamenti e mi dice: guardi che non è in programma la sua visita oggi. Ho detto: porca miseria, le garantisco che ho preso appuntamento per oggi e mi è stato detto alle ore 9. Quindi lei non ci sta, ma è sicuro? Ho detto: sì che sono sicuro. Con chi il dottore aveva questa visita? Gli faccio il nome del dottore, per privacy non lo dico. Dopo che mi fanno aspettare 10 minuti in sala d'attesa, mi dicono: lei non aveva appuntamento alle 9. Io ho detto: come non aveva appuntamento alle 9? Lei c'ha appuntamento oggi alle 14:30. Io ho detto: guardi, non c'è un errore, a me è stato riferito alle ore 9 e al momento della prenotazione me lo sono segnato sull'agenda. Guardi, le hanno comunicato un orario sbagliato, l'appuntamento della sua visita è alle 14:30. Ecco, già così è diverso. Mi hanno comunicato un orario sbagliato perché siccome sono un po' dimentichello, io mi segno tutto subito. Ok, io però sono arrivato adesso, vado al lavoro, non mi fate tornare fino all'euro a lavorare e poi per ritornare qui alle 14:30 perché è un'ammazzata. Cioè, solo col traffico ci vuole un'ora, un'ora e mezza, è un'ammazzata. Per favore, non mi fate fare un viaggio a vuoto, fate il possibile per farmi fare la visita oggi. Mi sono un po' nervosito, ho cercato di mantenere la calma. Quest'infermiere
mi fa parlare con il cardiologo in turno questa mattina all'ASL dove dovevo presentarmi. Il cardiologo mi dice: io non posso visitarla perché lei non rientra nei miei pazienti. Ok, che soluzione abbiamo? Chi c'è in turno? Cioè, il dottore che mi deve visitare a me è quello che prenderà il turno dopo di lei alle ore 12. Allora le chiedo una cortesia: può contattare il suo collega e dirgli che sono disposto a raggiungerlo dove sta in servizio questa mattina in un ospedale al centro di Roma che è impossibile da raggiungere, ma non mi interessa. Lo contatti cortesemente, le dica se posso andare a fare la visita cardiologica da lui questa mattina lì dove sta. Lui molto gentilmente, questo lo devo dire, lo chiama e me la piondo il culo, perché il dottore che mi dovrebbe visitare a me ha detto al suo collega: no, purtroppo dimmi che non è possibile assolutamente questa cosa, perché io sto lavorando in un ospedale che è di competenza dell'ASL Roma 1 quando Manuel è inserito nella Roma 2. Quindi purtroppo si deve presentare oggi pomeriggio alle 14:30 a fare la visita. Spazientito da quanto accaduto, chiamo il lavoro e dico al mio capo che devo fare. Chi alle 2:30 devo restare qua. E grazie al cielo, con molta umanità, il mio datore di lavoro, il mio capo, mi ha detto: Manuel, vista la situazione, mi organizzo per vedere le coperture qui se ci sono. Fortunatamente il mio capo mi è venuto incontro. Ci sono le coperture per poter non andare al lavoro, però intanto a me mi rode il sederino perché butto all'aria una giornata di lavoro. Butto all'aria delle ore di permesso e sta cosa onestamente mi fa rodere, perché è una cosa non dipendente dal sottoscritto, ma dipendente dall'ennesimo episodio che voglio denunciare di mala sanità. Sono davvero incazzato, ragazzi, mi rode, a me dà fastidio non poter andare al lavoro oggi per colpe non mie, mi dà fastidio, odio buttare via un giorno di permesso per colpe non mie. Ecco, sono davvero incavolato, abbiate pazienza, sono nervosissimo e ho voluto proprio parlarne oggi in questo canale perché sono davvero avvelenato questa cosa, ragazzi, avvelenato in maniera all'ennesima potenza. Guardate, vi mando un abbraccio. L'Italia è bella, l'Italia è bella, bellissima. Sono innamorato del mio paese, non lo lascerei mai. Però, ragazzi miei, non ve nascondo che tante volte, un po' come il mio stato d'animo di oggi, la voglia di buttare l'aria tutta a nasse ne ci sta, ve lo dico proprio sinceramente, perché certi episodi, e quello che sto raccontando io è nulla se contestualizzato allo stato, chiamiamolo, di salute di questa nazione. Però è deprimente questa situazione, davvero tanto. Vi mando un abbraccio, ciao a tutti.